Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un pod compatto e versatile per ogni avventura di pesca, il pod della Nesh, il KNX. E ora andiamo a vederlo nel dettaglio. In commercio possiamo trovare due tipi di questo pod, quello con i bus bar da 3, come in questo caso, e quello con i bus bar da 2, un po' più piccolo. Esso dispone di una barra centrale regolabile da 53 a 90 cm e di gambe compatte e pieghevoli per garantire una montatura delle vostre canne stabile e rigida in ogni tipo di riva, da piattaforme a terreni ghiaiosi o fangosi. I pod della Nesh, i KNX, includono 4 KNX Bank Stick, ovvero i piedini, regolabili anch'essi, da il massimo di 28 cm a un minimo di 17 cm. I due tipi di boot bar possiamo trovare quello anteriore di 36 cm per i bus bar da 3 e di 20 cm e mezzo per i bus bar da 2. Quello posteriore invece è di 33 cm e mezzo per la versione da 3 e per la versione da 2 da 20 cm e mezzo. Bene, passiamo al montaggio di questo pod. Iniziamo ad avvitare i piedini al filetto dei bus bar. Io di norma passo a montare quello anteriore per poi passare a quello posteriore. Ecco qui, come potete vedere, quello posteriore è più piccolo di quello anteriore, come detto in precedenza. Poi passiamo ad aprire la parte importante del pod. Apriamo le gambette laterali. Eccolo qui, si presenta così. Si può vedere dalla parte sia posteriore che anteriore, c'è una scritta che può identificare il dritto e il rovescio, essendo uguali, di questo pod. All'interno ci sono questi fori qui che hanno una clip che permette il fissaggio dei piedini. Andiamo a montarlo. Parte anteriore davanti. Si incastra in questo modo. Ok, e si fissa con le clip. Parte posteriore così. Olè. E anche questo si fissa con le clip. Il pod è montato e pronto per le sessioni di pesca. Come vi ho detto prima, che non vi ho fatto vedere, si può allungare da 90 cm a 53 cm. Oltre alla lunghezza della barra centrale, come detto prima, abbiamo anche la diversità di altezza del bus bar, sia posteriore che anteriore, per poter mettere le canne vicine all'acqua oppure per deviare ostacoli o soprattutto per comodità personale o per estetica personale. Potete scegliere quello che volete. Io in questo caso sul bus bar posteriore ho messo delle forcelle adatte per il calcio della mia canna, piccole, strette, così da tenere fissa la canna. Io posseggo i Siren, sempre della Nesh, gli RS1, che sono perfettamente compatibili con il bus bar da 3 anteriore con il filetto. Se ci sono problemi per il filetto, vi consiglio di prendere un o-ring di gomma per far aderire perfettamente il filetto maschio dell'avvisatore con il filetto femmina del bus bar. Che dire di questo pod? Io personalmente lo preferisco un sacco perché mi piace la pesca minimal, la pesca vicina, la pesca proprio compatta, ovvero che le canne stanno perfettamente vicine. Di recente ho acquistato gli Shimano XTC 14.000 e devo dire che stanno un po' a filo, bisogna metterli, incastrarli bene con le manopole del mulinello, però per il resto mi sono trovato veramente bene. Leggero, perfettamente portatile, perché nel borsone da dove inserisco le boilies e le attrezzature ci stanno alla perfezione. Con il modo di alzare i boots bar posso veramente regolare anche gli swinger perché non tocchino a terra, o soprattutto i mulinelli che non tocchino a terra. Poi la cosa interessante è che se i mulinelli toccano la barra centrale si può semplicemente allungare il pod in sé da 53 a 90 cm ed alzare i bus bar quasi al massimo, così il mulinello, se è di dimensioni grosse, non tocca la barra centrale, che è veramente una pecca. Questo pod qua ho avuto modo di provarlo nelle mie ultime pescate
e l'abbiamo messo dentro l'acqua, in un dislivello delle rive, sui sassi, sul cemento, sul fango, su ogni terreno l'abbiamo provato e ogni terreno ci ha dato soddisfazione. Anche con partenze di carpe il pod è rimasto sempre fisso, ogni tanto si incastrava, metti che i piedini non erano ben saldi al terreno, rischia che si alzi un po' quando c'è il momento della ferrata, ma non è preoccupante, quando ti ci abitui un pochino ferri e sganci direttamente il calcio della canna dalla forcella. Come potete vedere, se il calcio della canna rimane incastrato nella forcella, il pod si può alzare. Possiamo anche mettere il caso che non abbiamo voglia di pescare con tutto lo scheletro del pod, possiamo semplicemente sfilare i picchetti e utilizzarli singoli, utilizzarli mobili, sia anteriore che posteriore. In alternativa possiamo anche scegliere di svitare i pedini e utilizzarli veramente singoli. Questo pod compatto e versatile, come ridico e ridirò sempre, è perfetto per qualsiasi situazione, veramente è eccezionale. Io, se vi posso consigliare un pod che ne ho provati, sia grandi, sia il Fishcom, sia il Nick, che sono pod un po' troppo ingombranti per i miei gusti, per andare a pescare in sessione di fiumi, in sessione di canali o semplicemente anche laghi, questo pod qua secondo me è veramente eccezionale. Dopo, ovviamente, sì, sono gusti personali, ognuno ha i propri gusti. Io vi sto consigliando, vi sto spiegando le cose principali di questo mitico pod. Bene ragazzi, il video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento qua sotto. In descrizione trovate sempre il link di Instagram e Facebook, che siamo molto attivi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, alla prossima!